Tutto pronto per la notte selvaggia qui a Calitri. Vallone Cupo Gagliano sta per iniziare uno dei concerti rappresentazione più importanti dello Spons Fest, un concerto particolare, molto particolare, con tanti strumentisti, con tante attività nuove di Vinicio Caposella, che allieterà tutti gli appassionati della sua musica, che sono tantissimi, come si può vedere dalle immagini. Ringraziando Luciano Mangiante con la sua telecamera, possiamo andare, definirei quella una tribunetta che si sta preparando, e poi tante persone che stanno ancora arrivando. Ricordiamo, ci sono due varchi nell'arrivare qui alla, al Vallone Cupo, e poi finalmente si arriva in questa arena. Ricordiamo, il concerto è stato spostato dall'Arena Cupa qui al Vallone Cupo Gagliano per questioni legate al, alla pioggia degli ultimi giorni, e quindi all'impraticabilità di quel territorio, di quella zona. Tantissime persone, in molte sono ancora fermi, sono ancora seduti, molto rilassati, perché molto probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo per l'inizio del concerto, un concerto che prevede anche ad un certo punto probabilmente l'apparizione di molte maschere, maschere particolari del nostro territorio, dell'Italia. Ci saranno le maschere di Tricarico, i Romiti, i Krampus, maschere che arrivano da ogni parte. Grazie, gentilissimo, non fa niente. Per penitenza venga qui un attimo, bisogna pagare una penitenza. Lei e la sua ragazza che sta ridendo? Non è la sua ragazza, ok, va bene. Si scherza naturalmente con un po' di persone, tante maschere che saranno anche un po' la cornice sia di questo evento che del, della tanto attesa notte selvaggia, una notte fatta di tante emozioni, di tanti elementi fatti della tradizione, di cultura di questo territorio, ma appunto di tutto il territorio italiano. Detto questo, possiamo iniziare a dire che si arriva ad un consuntivo dello sponsor, si arriva a fare un bilancio consuntivo che non può essere che positivo. A dire il vero, forse una lamentela la possiamo fare, una battuta con il maestro Vinicio Caposella sarebbe stata gradita, però tant'è, va bene così, è andata così quest'anno, negli altri anni lo abbiamo avuto ai nostri microfoni, quest'anno non ci è stato possibile, ma non fa niente, non fa niente. Noi ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, però va bene così. Per il resto, grandissimo bilancio positivo, tantissime le persone da ogni parte d'Italia, da ogni parte di Europa presenti qui a Calitri. Abbiamo incontrato amici di Varese, amici di Formia, amici di Faenza, Urbino, Germania, Belgio, Francia, Spagna, Sardegna, tantissime persone anche dal Veneto, da Venezia, Pordenone, Verona. Ci sono tantissime persone che hanno dato lustro a questo evento, il che significa che questo evento può essere un vero e proprio volano di crescita e sviluppo del territorio. Mi giravo perché abbiamo uno degli amici storici, vieni Giuseppe, vieni, lo chiamo al volo. Uno degli amici storici di Telenostra che sta curando una rassegna qui, sta curando una sua installazione, Giuseppe Rubicco, amico storico di Telenostra, ma in particolar modo del grande mitico Ottavio Giordano, che qualche sera fa era qui con noi. Salutiamo. Giuseppe, innanzitutto, come è andata secondo te questa settimana di sport? È andata benissimo, è andata, purtroppo c'è stato l'inconveniente della pioggia che ha creato qualche disagio, però delle persone magnifiche, uno spettacolo praticamente da non chiudere mai. Blocchiamo un po' di gente, grazie, chiedo scusa, ma purtroppo ci capita anche questo. E niente, noi l'associazione che io rappresento in questo momento è l'Associazione di Cura di Calitri. Sono 3 anni che praticamente siamo nel programma dello Spons Fest. Quest'anno abbiamo praticamente completato l'installazione fatta con dei libri di pietra poema, di poesie scritte sugli specchi che non invadono assolutamente il paesaggio, anzi si integrano.
e in aggiunta abbiamo fatto poi delle maschere scaramantiche, prendendo addirittura a modello una maschera che all'ingresso del centro storico di Calitri l'abbiamo riprodotta, e per stare a tema praticamente abbiamo la maschera è fatta in ferro. Abbiamo poi coperto la maschera con della rete metallica e l'abbiamo sfogliata, cioè liberarsi dalla maschera, certo. Liberarsi dai condizionamenti, liberarsi, essere liberi, un tema perfetto. Diciamo che facendo un parallelo si può fare un parallelo con il rito Mapuche degli ultimi giorni, perché anche loro con il loro rito liberavano dai condizionamenti. Sì, praticamente il tema era quello. E bisognava starci dentro ed è stato abbastanza pregevole starci dentro, in quanto proprio il discorso delle maschere scavanti, della superstizione, non solo della superstizione ma dei condizionamenti che riceviamo, queste maschere si aprono, si sfogliano e quindi si avverte fuori. Le maschere tra l'altro sono appese nel sentiero della Cuba, che noi ormai conosciamo da parecchi anni, e sono appese diciamo così, tra gli alberi. Praticamente uno camminando si ritrova questi elementi di fronte. Ricordiamo, Sentiero della Cupa è un sentiero che è stato organizzato dallo Spons, ripulito diciamo in un bosco, in un vero e proprio bosco, che spiego e poi andiamo alla vostra installazione, che arrivava nel punto in cui dovevano tenersi un po' tutti i concerti, tra cui quello di Vinicio Capossela, poi purtroppo per questioni meteorologiche. Non è proprio logistica, in effetti c'erano difficoltà per lo spostamento dei camion, penso, qualche altro, però non voglio dire cose che non so. Il Sentiero della Cuba è una vecchia mulattiera che praticamente collega la parte bassa del paese con la parte alta, ed era percorso dai contadini quando andavano a lavorare la terra. L'intervento nostro è stato proprio quello di inserirci delle poesie scolpite su pietra, delle poesie e delle frasi a sfondo sociale scritte sugli specchi o incise sugli specchi, e come dicevo queste maschere. All'inizio del sentiero abbiamo messo invece una frase di Don Tonino Bello, che dice l'uomo è un angelo con una sola, bisogna essere in due per volare. Quindi perfetto. È dedicato estremamente al sociale e agli interventi che poi Vinicio sapientemente sa curare, insomma. Ok, io ringrazio Giuseppe, sempre disponibile per il sociale, per l'Alta Irpinia, per la sua Irpinia e anche e soprattutto per Telenostra. Congratulazioni, noi non siamo riusciti a scendere giù perché abbiamo fatto 10.000 speciali e dirette, però come al solito ci siamo beccati. Grazie Giuseppe, buone cose, buono sponsor anche se per poco ancora, ma buono sponsor. Pure a te e a tutti gli amici. Come va? Benissimo, grazie. Da dove venite? Napoli e Salerno. Napoli e Salerno. Perfetto. Quindi Campania, ma naturalmente per Vinicio, ma siete stati qua per parecchio tempo? Siamo arrivati oggi, andremo via domani, purtroppo. Domani finisce lo sponsor, quindi diciamo per chiudere lo sponsor con il concerto di Vinicio. Esatto, al meglio diciamo. La prima volta che venite qui? Io sì, lei è... Sono di casa. Che senso? Facci capire. Cioè che mia madre è calitrana, insomma, è origini. Sei di Calitri, non sei di Napoli? Nelle vene ho anche quello, diciamo, nel sangue, un po' di tutto. Però vi divertite e lo sponsor può essere importante per questa terra. Certo, assolutamente sì, secondo me sì, molto. Ok, ragazzi, buon fine sponsor, possiamo dire. Ciao. Buono sponsor a tutti, grazie. Ciao ragazzi, come state? Tutto ok? Intervisto a lui. Di dove sei tu? Roma. Sei di Roma? Che fai qua? Da dove vieni? Come ti chiami? Roma, è Francesco. Ok, sei molto... Vengo qui in vacanza perché comunque c'ho i parenti qua e quindi niente, perdo un po' di tempo in vacanza qua. Ah, no, per lo sponsor, per perdere un po' di tempo? Sì, tanto lo sponsor lo fanno qua, abbiamo due piccioni con una fave e veniamo pure lo sponsor. Ok, ok. Vinicio, un commento su Vinicio? Ma Vinicio è un po' stravagante, però secondo me ci vuole un po' di comunque rivoluzione nel mondo della musica e della monotonia che può essere un paese dell'Irpinia, ecco. Pronti per questo concerto? Che vi aspettate da questo concerto? Ma ci aspettiamo una bella serata. Da dove venite? Da Avellino. Ah, ok, quindi delle nostre, casa vostra praticamente. Ok, tu che mi dici? No, ci aspettiamo una bella serata, comunque siamo in compagnia di amici...
abbiamo da bere, aspettiamo una bella serata. Comunque Vinicio Capostela è uno di noi. La prima volta che venite? No, siamo venuti tutti gli anni. Veterani, dal primo. E non volevate parlare, ma che state scherzando? Un commento su questa terra, ragazzi. È selvaggio, come lo sponsor di quest'anno. Vera. È una terra molto vera, è molto ospitale. È come una grande famiglia, sì. Ci sentiamo tutti uniti. Ieri c'è stato un ospite che sul palco ha detto una cosa molto vera. Ha detto questa, cioè, non sono ospite dello sponsor, è una comunità. Lo sponsor è proprio una comunità. Sì, si vede anche con gli stessi calitrani, con le persone che vivono qua. Quando è come una grande famiglia. Molto ospitale. E meno male non volevate parlare. Ok, ragazzi, sì. Grazie. Che vi aspettate da questo concerto? Divertimento. Divertimento è stare bene, credo. È un concerto rappresentazione, lo sapete, sì? Come stai? Benissimo, qui si sta davvero molto bene. Ad Avellino? Ad Avellino, sarebbe bello vedere ad Avellino iniziative di questo genere, perché voglio dire, se la valorizzazione del territorio in qualche modo riesce a sposarsi con iniziative come queste che interpretano il territorio stesso, il tema delle radici, il tema del potenziale che abbiamo da sviluppare, evidentemente si possono realizzare iniziative come queste. C'è da riflettere una cosa, oggi se dici spons in qualsiasi parte d'Italia si pensa subito a Calitri, quindi un evento culturale funziona quando l'identificazione tra l'evento e il luogo è radicale. C'è gente che viene da tutta Italia, quindi si genera economia, si genera sviluppo. Io auspico che presto, insomma, ad Avellino si smetta di parlare di concertoni e si comincia a parlare di festival di natura culturale. Forse anche appoggiare un po' e pensare che l'Alta Irpinia ha bisogno di qualcosa in più. Quindi si parla tanto di napolicentrismo, però forse un po' di avellinocentrismo si registra, o no? Sì, io però penso questo, è necessario partire dalle idee. Perché se si parte dalle idee poi i fondi arrivano. La dinamica per cui invece si è alla ricerca di fondi per poi dopo cercare sostegno, certo, a prescindere, non aiuta. E allora c'è da imparare. Da Vinicio mi auguro che insomma venga smentita l'idea iniziale per cui lo sponsor sarebbe stato destinato soltanto a 7 anni, un'esperienza di 7 edizioni, perché è un momento bellissimo. C'è gente che speriamo, viene speriamo. Anche perché il 7° anno corrisponde con Matera, capitale della cultura europea. Qualche piccola preoccupazione dovrebbe esserci. Non vorrei che Vinicio scappa via. Speriamo di no. Qui si vede la nostra bravura. Voglio dire, si è tenuto, ne parlavo con Giuseppe Di Guglielmo, che è calitrano. Ho avuto il piacere di stare con lui ieri, effettivamente è stata bellissima l'iniziativa di questa tarda mattinata con i vari sindaci per parlare appunto del tema dell'accoglienza, però sarebbe bello che questi spunti poi venissero in qualche modo recepiti dalle amministrazioni, magari proponendo l'apertura di uno SPRAR. Sì, vabbè, è un discorso lungo. Adesso però godetevi Vinicio Capostela. Buon concerto. Grazie. E aspettiamo il concerto di Vinicio, siamo tutti in attesa in questo vallone cupo di Gagliano, è un posto bellissimo. Che vi aspettate da questo concerto? Sempre qualche novità, qualche sorpresa, e vediamo, siamo in attesa. Ok. La signora, se no per par condicio parlano solo gli uomini, non va bene. Sì, anche noi, insomma, siamo felici di essere qua, speriamo un bel concerto. Da dove venite? Io da Roma. Tu da? Roma. Vuoi parlare? Non ti picchio. Roma. Ok, prego, fai passare. Facciamo passare. Come sta andando? Siete pronti per questo concerto? Che vi aspettate da questo concerto? Una domanda, tre in una. Allora, io rispondo prontissima. Cosa ci aspettiamo? Una bella serata, caratteristica, coinvolgente. Molto atmosfera. Prima volta allo sponsor? Seconda, anche l'anno scorso. Ok, quindi siete stati qua per tutta la settimana o soltanto pochi giorni? Ieri abbiamo iniziato a venire allo sponsor, quindi sì, da ieri. Ok, buono sponsor e buon concerto di venire. Grazie. Andiamo ancora avanti. Luciano, Antona. I signori sono di Como che stanno indicando. Questi qua sono. Allora, aggiungiamo quindi a Varese, Faenza, aggiungiamo Bolzano.
Sono di Bolzano, sono venuto a vedere Vinicio, è la terza volta che vengo a vedere Vinicio, quindi mi trovo bene anche non solo per lui, ma per tutto quanto il paese, poi ho degli amici, quindi... Le posso chiedere un commento simpatico sul dialetto di Calitri? Praticamente mi sembra un codice fiscale, io mi chiamo Pecciolovr e mi capiscono tutti. Fiscale, è impossibile capirvi, è impossibile. Bellissimo però, signora venga, lei che rideva, venga, venga, lei che parla di codici fiscali, venga, venga. Allora, lei da dove viene signora? Da Ancona. Come sta? Benissimo, benissimo. Sta bene, che bell'aria. Mangio bene, mi diverto e ho tanti amici e anche dei parenti qui a Calitri. Quiz da Spons, come si chiama quel paese in fondo? Dairano. Lo Spons ha colpito... Allora, lo ripeta? Il paese dei coppoloni, lo so pure io che vengo da Bolzano. Amici di Telenostra, lo Spons ha colpito, cioè, questa ancora. È la dimostrazione che ha colpito ancora. Vieni, vieni, vieni. Ancora, ancora, dai. Io... ad andare. Come stai? Allora mi stanno a seguire, quest'anno. Non lo sapevi? Non lo sapevi? Che cosa? Marcello, come stai? Marcellino. Una favola. Oggi sto solo. L'hai lasciato solo. Barbuto non c'è. Ti ha dato fiducia allora. Mi ha dato la possibilità di... Ha detto... Ma hai visto qua? Bellissimo. Io lo conosco perché sono... abito questo territorio 365 giorni all'anno. Ma tu hai visto adesso cosa si è creato lì, quel ragazzo, come la leva? Adesso ci andiamo. Marcello, sono 3 giorni che stai qui a Calitri. Guarda, me ne dovevo andare stamattina. Poi ho detto io, spostami il biglietto. Che ormai. A Vinicio non me lo vedo. Che stai scherzando? Qua, non mi vedo a Vinicio. Mi sembrava bello. Assolutamente, anche perché è una grande... Ma bello per me, non per lui. Cioè, nel senso, lui, ad me che tanto, lui il concetto lo fa uguale. Però è per me proprio, che ci tenevo io a esserci. Sei mitico e sei un grande. Ascolta, ti volevo chiedere un tuo giudizio, adesso l'hai vissuto un po' il paese, l'Alta Irpinia, che trasmette questa terra e soprattutto che si può fare per migliorarla ancora di più? Perché lo sponsor domani finisce e i problemi restano. Che trasmette? Te lo dico subito. Tu subito. Pace. Senti, senti, tranquillità, tranquillità, ah, la vita vera questa, cioè in mezzo alla natura, in mezzo a quello che siamo noi, senza questa tecnologia che ci rompe le scatole. Quello che penso per Calitri è che di continuare a essere così, senza preoccuparsi troppo di quello che deve essere. Non vedo tutti questi problemi di... cioè, vedo un paese tranquillo. Quello che ho avuto modo di vedere io è gente che parla, gli piace parlare tra di loro. Ho visto persone sedute uno di fronte all'altro, proprio come dimensione. Cioè, la seggiolida là, un'altra seggiolida di fronte a parlarsi. Ho visto gente che si parlava. Perfetto. Tra di loro e senza cellulari, senza stare in un ristorante, 4 persone. Sono andato in quel paesino dove hanno fatto ieri Cairano. Cairano, meraviglioso, dove è una dimensione preservata. Cioè, quindi, che cosa vogliamo? Che cosa? Che roviniamo pure questa atmosfera magica? Cosa vogliamo? Che portiamo la confusione, il caos, il delirio? Cioè, ce l'hanno. Perché rovinare questo? Che parliamo sempre di denaro e di cose, che è solo quello nella vita che ci dà la gioia. Cioè, a terra c'è, zappa un pochino che fa pure bene e ti tiene la salute. Ho visto il signore oggi, ho conosciuto Michele che è un costruttore di gran parte di poi, mi spiegava un sacco di cose meravigliose e che vedendo lui a 83 anni mi sono sentito io un anziano, un vecchio, cioè non lui sicuramente, quindi se allora, c'ha già quello che, capito, che perché deve andare a inseguire quello che già hai? Assolutamente, per evitare una denuncia per stalking, noi adesso ce ne andiamo,
perché sennò ma figure, non sei tipo di... Sto scherzando. Marcello, è stato un onore per noi della nostra vabbè, averti ai nostri microfoni. Sicuramente. Non è che mi avete levato così. No, assolutamente. Ormai che qua ho conosciuto questo posto. Assolutamente. Sicuramente. Noi siamo sempre a disposizione. Vabbè, okay. Va bene, dove vi trovo? Dove vi trovo? Dove vi trovo? Contrada Molinelle e Avellino. Ok. Noi siamo lì. La sede vostra sta lì? Sì. Perfetto. Ok. Vabbè, allora un saluto ai nostri cari... Telenostra, sì, no, dico, i nostri cari spettatori, telespettatori, che è televisione, giustamente. Okay. Quindi godetevi quello che avete, fidatevi, e non andate a cercare quello che non c'è. Io ringrazio ancora una volta Marcello Fonte, che è stato spettacolare nei nostri confronti, gentilissimo. C'è un altro signore, venghi, come diceva Fantozzi, venghi. No, venire. Mi piego io? C'ho mal di schiena, mi piego io? L'aiuto. Allora, siamo pronti? Sta iniziando Vinicio, dobbiamo chiudere, perché sennò poi se inizia il concerto dobbiamo chiudere. Allora, ha detto l'amico, ci voleva parlare, che ci voleva dire? No, assolutamente no. Dicevo che bisogna ringraziare comunque Vinicio per quello che ha portato per tutto il territorio, per la riscoperta e il recupero contro l'omologazione complessiva, quindi questo era il messaggio che passa. Alcuni hanno letto il discorso del salvataggio e non capivano le installazioni, dunque il paese rispetto a questa cosa, ma il problema di recuperare la natura è l'unico, è l'unica possibilità che noi abbiamo di salvare il mondo e la terra complessiva, quindi è il messaggio positivo di Vinicio che va amplificato enormemente, perché molte volte può passare anche sotto gamba un discorso di valorizzazione del territorio, ma non sono parole buttate al vento. Va bene, io ti ringrazio, hai detto parole importantissime. Noi andiamo velocemente in pubblicità e poi ci spostiamo ancora per ascoltare per gli ultimissimi minuti prima del concerto di Vinicio il pubblico del Vallone Cupo Gagliano. Pubblicità.